Se siete su questo video sicuramente vi interessano le performance di questo NZXT Z73 o insomma come va eccetera eccetera eccetera, ma se siete miei iscritti sicuramente mi state odiando perché sto portando l'ennesima recensione di un dissipatore a liquido, ma per tutti e due ragazzi ovviamente vediamo un po' come si comporta dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e come introduzione oggi vi porto un dannato dissipatore. Quando dico dannato sapete che è un dannato affettuoso, perché ovviamente questo NZXT ragazzi è tanta roba. Il Kraken Z73 lo volevo testare da tantissimo e ho avuto uno X53, ma lo Z con lo schermo sul display, sul waterblock, non l'ho mai avuto e provato. Tanta roba anche in prestazioni, sapevo che era buono ma va davvero parecchio. E niente, non vi anticipo niente, ma lo andiamo a vedere. Comunque è un dissipatore ragazzi che ci ha fornito il grandissimo Touch the Game, che ringraziamo, link in descrizione per pagina Facebook, pagina Instagram se volete contattarlo, se vi interessa questo dissipatore, se vi interessa una build, schede video, processori, insomma, lo trovate giù in descrizione. Se volete iscrivervi invece al canale mi fate contento il piccolo baby Yoda, ed è il caso che lo fate, perché con questo bel faccino e con queste epiche recensioni che vi porto, come fate a non iscrivervi? Oltretutto in descrizione trovate anche il link al nostro canale Telegram delle offerte e Alert, che se cercate una scheda video è l'unico modo per reperirla o comunque qualche offerta buona, insomma, iscrivetevi, sta giù, fate contenti noi, ma fate contenti anche voi. È il caso di parlare di questo NZXT Kraken Z73. L'unico dissipatore, a mio avviso, con il display che ha davvero senso acquistare, perché è quello che costa, tra virgolette, di meno. Ci sta anche il 240 e il 280, sempre Z, quindi Z63 e Z53. È un dissipatore, ragazzi, che promette prestazioni interessanti, essendo un 360. Infatti noi lo andremo a testare con lui. 11700K. Sapete perfettamente, ragazzi, che test li abbiamo cambiati, ma poi ne parliamo dopo. Ovviamente, partendo dalla confezione, ragazzi, qualità NZXT, sempre simpatici, con fiasette appena aprite la scatola, tanta roba. Subita cosa che adocchiamo è la bustina del kit di montaggio, ragazzi. Questa pompa è una pompa Asetek, quindi come già ben sapete, se siete i miei iscritti o se non siete i miei iscritti, io adoro il montaggio stile Asetek, in cui fermiamo il backplate su cui andrà poi fermato, diciamo, il dissipatore, la pompa del waterblock, prima di poi avvitare la pompa stessa sulla scheda madre, che è una perla, perché nel momento in cui invece voi dovete tenere il plate, avvitate nella pompa perché il plate non sta fermo sulla scheda madre, è un delirio. Per quanto riguarda la seconda cosa che notiamo appena apriamo la confezione, sono le ventole. Le ventole, ragazzi, le trovate anche in commercio, sono le ARP di NZXT. Ventole non RGB, sono ventole nere, anzi grigie e nere, che hanno prestazioni interessanti. Comunque sono ventole PWM, quindi a 4 pin, con 2000 RPM, 73 CFM, una pressione statica di 280, che per delle ventole da 120, ragazzi, è davvero tanto. Per quanto riguarda invece il rumore, ragazzi, stiamo a 36 dB. Ma se proprio dobbiamo trovare un difetto, infatti, di queste ventole, è proprio quanta cacciara fanno, ragazzi, perché sì, 36 dB, io ancora non ho capito le aziende come misurano i dB delle proprie ventole. Secondo me ci sono modi diversi di misurarle che non ti specificano il comor. Perché? Perché alcune aziende scrivono 36 dB, prendi un'altra ventola 36 dB e fa il doppio della cacciara. Queste a 2000 RPM fanno un botto di cacciara. Ma c'è da dire anche una cosa: se le mettete a 1300 RPM, come vedremo nei test, le performance rimangono invariate, quindi sono ottime ventole, mantengono un'ottima pressione statica anche a una velocità ridotta. Per quanto riguarda invece la pompa, ragazzi, abbiamo detto pompa Asetek con garanzia di 6 anni, cioè di per sé tutto il dissipatore è garantito 6 anni, e il waterblock invece ha il solito backplate in copper che va a appoggiare sulla vostra CPU, e sappiamo che il copper appunto è quel materiale misto al rame. Beh, cappio, dite rame sul waterblock, alluminio sul radiatore, beh, corrosione galvanica. No, ragazzi, il copper è uno di quei materiali che comunque sì, la corrosione galvanica ci sarà, ma ci sarà così ridotta che non ve ne accorgerete nei vostri 6 anni di garanzia, insomma, diciamo così. Per quanto riguarda il resto della pompa, ragazzi, è in plastica, ma cosa molto interessante è il display, perché ovviamente c'è il display che è, non è RGB, ragazzi, è un display LCD che vi permette di mostrare i GIF, ma anche dai preset di NZXT ci permette di fare un sacco di cose, come vedere temperature di qualsiasi cosa del PC, dalla CPU alla GPU, eccetera, 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 ma anche appunto piazzarci una GIF o comunque soliti colori NZXT, quindi scritto NZXT, magari un rainbow o qualcosa del genere. È un display 320x320 LCD, qualità video molto buona rispetto per esempio a Ryujin, che a parte che era
stereoscopico, questo è più grande ma ci permette anche una migliore qualità video sul display stesso. Per quanto riguarda il radiatore, già anticipato, misure standard per un 360, infatti stiamo a 121x394 per 27 di altezza, lo standard, carinello con scritte NZXT, insomma, solito radiatore alluminio, beh, un radiatore semplice come direbbe il buon Sandy. Per quanto riguarda invece i tubi, sono in gomma, soliti tubi da radiatore, un po' rigidi, soliti di Asetek ragazzi, un po' rigidi ma sono anche i più sicuri, ovviamente ricoperti in nylon slivato, insomma, per renderli slivati esteticamente. Queste sono le caratteristiche fondamentali di questo NZXT Kraken Z73. Per quanto riguarda il prezzo ragazzi, già ve l'abbiamo detto, circa 200 euro, magari in offerta si trova qualcosa di meno, però tanta roba a questo prezzo, con il display credo che sia l'unico. I dissipatori liquidi hanno visto proprio alzare l'asticella del prezzo in generale, quasi su tutti i modelli. Prestazioni ragazzi, 11700K, quindi abbiamo utilizzato lui per testarlo. I nuovi test abbiamo già introdotto un po' la situazione con il GamDias. Andiamo adesso a mettere l'i7 con power limit diversi, quindi non vi dico lo stress test ragazzi. Sì, utilizzo l'FPU di AIDA, ma non è importante quello. Nei test io vi do dei watt, e in base a quei watt ragazzi voi dovete associare lì in mezzo il vostro processore, diciamo. I range dei watt sono 4, 65 watt, 120 watt, 180 e 240 ragazzi. Così vi date anche un'idea, mettete esempio che io vi dico, bah, sto per colocarmi un i5, ha poco senso. Ovviamente ragazzi i test sono effettuati con due run, una al 100% e una a 1300 rpm, fatti per un'ora. Per ogni wattaggio ci sarà una run di 1300 rpm e una al 100% delle ventole. Per quanto riguarda il primo test, andiamo a vedere quello a 65 watt, quindi più o meno lato gaming, perché un 5800X per esempio fa 70 watt in gaming, 60 ne fa un 5600X. Quindi in gaming ragazzi questo dissipatore va a fare 46 gradi di AVG e 50 di massima con ventola al 100%, 47 di AVG e 50 di massima con ventola a 1300 rpm. Vedete quanto è poco lo scarto con velocità a 1300 rpm o ventole al 100%. 120 watt, questa storia dello scarto tra il 100% e 1300 rpm rimane, e infatti andiamo a fare un AVG di 59 gradi al 100% con una massima di 65 e un AVG di nuovo di 59 e però una massima di 64 a 1300 rpm, quindi addirittura qui va a fare una in meno. C'è addirittura anche uno scarto sulle temperature. Per quanto riguarda ragazzi 180 watt, insieme a essere tanti watt, considerate che l'i7 di 11700 ne consuma in questo wattaggio 170 watt circa e stock, e a questo wattaggio le massime temperature che abbiamo al 100% sono 83 gradi con una VG di 75 al 100%, mentre per quanto riguarda 1000 rpm 85 gradi di massima, quindi 2 gradi in più, ma la VG rimane lo stesso, più o meno un grado in più. Anche di là 2 gradi ragazzi stiamo sullo scarto, cioè un margine di errore c'è sta. A 240 watt ragazzi sul GamDias, se vi ricordate non avevo passato il test, mi dispiace non portarvi tanti confronti, ma pian piano appunto a forza di testare dissipatori riempirò un po' i test come l'avevo fatto con i vecchi test precedenti. E niente, a 240 watt ragazzi il GamDias non ce l'ha fatta, perché è andato oltre i 98 gradi al primo minuto e non volevo insomma continuare il test, l'ho terminato perché non volevo fare danni alla CPU. Questo NZXT al 100% di AVG riesce a fare a 240 watt 89 gradi di AVG e 98 di massima, comunque i 98 di massima l'ha toccati, ma soltanto di massima, la AVG è 89 gradi. Stessa cosa a 1300 rpm, 89 gradi di AVG, ma picco ragazzi 100 gradi, che ricordiamo che è la massima temperatura che gli 11.000 riescono a reggere, oltre i 100 gradi non bisogna andare, e sta proprio pelo. Per quanto riguarda ragazzi il software, parliamo del software NZXT Cam, un software che ci permette di fare un sacco di cose, tra cui appunto regolare le ventole, regolare la pompa, ma anche per esempio fare overclock, ci sono rimasto abbastanza di pezzo. E per quanto riguarda invece il lato display possiamo fare tante cose, tra cui scaricarci una bella GIF da internet e piazzarcela nel suo software e lui la mostra sul display, ma anche possiamo utilizzare le configurazioni base, quindi per esempio far vedere la temperatura della CPU, la temperatura della GPU, un carosello di tutte le varie temperature che ha in canna, diciamo così, e niente, ci può stare tranquillamente. Cosa che mi fa impazzire questo software è che le temperature, io non so che il sensore va a leggere, ma se vedete HV Info, vedete AIDA, vedete questo,
HVinfo e AIDA vi dà la stessa temperatura, questo dà 5 gradi in meno. Non è che vi dà una temperatura sbagliata, semplicemente la va a leggere un sensore diverso da quello che ci si aspetta. Che devi ragazzi, test ve l'ho portati, vi ho detto com'è esteticamente, vi ho fatto vedere la confezione, vi ho fatto capire un po' com'è. Parliamo ora delle conclusioni. Diciamo un po', 200 euro un dissipatore di questo tipo, li spenderei? Io personalmente sì, io sto in fissa con i dissipatori a liquido. Mi piacciono molto quelli con il display, semplicemente non mi sembra il caso personale di spendere 200 euro per un dissipatore a liquido, perché non ne vedo così tanto il bisogno. Però per esempio su un processore bello pacchiano, tipo l'11700K, che in overclock tira bestia, ma anche un 11900K, 10900K soprattutto, ragazzi, un dissipatore da 360 bello spinto, che sia questo o un altro, ne avete bisogno. Questo ovviamente c'è il surplus dello schermo. Lo schermo è tanta roba, ragazzi, a me piace personalmente davvero tanto. E anche il software è davvero fatto bene. Ci sta, ragazzi, ottime prestazioni, devo dire, per un overclock fatica un pochetto, potrebbe essere meglio un dissipatore da 360. Secondo me 240 watt poteva fare di meglio, però più che altro sono i picchi che lo vanno a rovinare. Questo 11700 fa picchi di temperatura in generale, anche se vedete gli altri test è molto più alto rispetto alla VG. Ci sta. Che dirvi? Lo comprerei? V'ho detto, io lo comprerei anche se 200 euro sono tanti per un dissipatore e si può prendere lo Z73 e le prestazioni rimangono le stesse, manca ovviamente il display. Che dirvi? Ovviamente questo è il video, queste sono le mie conclusioni, quindi beh, è arrivato il momento di salutarci ragazzi, ma prima di salutarci ringrazio Touch the Game per averci fornito questo dissipatore. Vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, mettere like e commentino, fatemi sapere che ne pensate di questo dissipatore, ma anche di che pensate in generale. Dei dissipatori con lo schermo ragazzi, voglio sapere la vostra opinione su questo e niente ragazzi, un saluto da Davide dal piccolo Baby Yoda con la testa fluttuante e ci si vede al prossimo video. Ciao!